Bello, mi piace molto il fatto che tutte le cose iniziali che abbiamo sentito mi piacevano tantissimo. Il fatto di aver scoperto che era ancora tutto fermo lì significa che va bene. Cioè, Ah. a me, guarda, tutte le cose, sarà una tendenza, forse con l'età sto invecchiando, quindi, però mi piace le cose molto semplici anche e che comunque funzionino già la Quasi prima, da sé. cioè da sé, senza, Sì, esatto, sì, senza sì. intervenire. Cioè, significa che appunto la qualità è di altissimo livello, perché se no, cioè se lo devi andare a ricercare il suono, infatti hai visto, appena attaccato, ho detto, Se no devi no, sti provare. cazzi non si può dire. Cioè, avendo già un suono ottimo flat, quindi di partenza, dritto com'è, quello ti può aiutare quando cambi chitarra, per esempio, quando cambi pickup, quando cambi, cioè nel senso, se tu ti fai il tuo suono, perché magari fai il 70% del concerto con un tipo di chitarra, magari poi invece in realtà puoi modificare qualche cosa sui controlli di tono, proprio perché magari un pick up risponde meglio o peggio sulle basse, ti servono un po' più di basse, eh? Che Però tra io. l'altro io una cosa mi sono sempre. Quando uno ha una distorsione, un overdrive, qualsiasi cosa sia che prende, quello che esce dalla chitarra e lo distorce bene. Cioè è così. Te ad esempio lo utilizzo il Guarda, in tono. realtà il tono lo sai quando è che lo uso tanto? Lo uso tanto in registrazione, ma perché più che altro è importante. Guarda, per esempio, questo viene più dal ruolo che ho di produttore, quando mi rendo conto che una cosa non è, cioè, se è suonata bene, non è mai difficile da mixare, perché il mix è sempre difficile da fare. E andando ancora più indietro, se una canzone è scritta bene, quindi e poi soprattutto l'arrangiamento è scritto bene, è facile da mixare tutti gli elementi. La cosa diventa complicata quando ci stanno. Non è tanto ragionata l'intervento. Cioè, abbiamo tre chitarristi nella band. Cioè, per esempio, se tu pensi ai dischi degli Eagles, li senti e sembrano le canzoni più semplici del mondo, ma sono semplici proprio perché lì era tutto pensato, era tutto ragionato. Cioè, per esempio, anche. Una band, per andare ai giorni nostri, i Foo Fighters hanno tre chitarristi sempre sul palco, eppure si incassano, cioè non hai mai la sensazione che ci sia casino, eppure Davvero. sono tre chitarristi e suonano overdrive pazzesco, volume pazzesco, eccetera, eccetera, ma perché le parti di chitarra sono scritte già pensando che sono tre, non è che là saliamo sul palco, sai quali sono gli accordi? Sì, do, e tutti a fare do, no. E quindi per lo stesso principio, a volte quando sei in studio, se ragioni che una frequenza alta, io per esempio ho sempre consigliato ai miei amici, qualche allievo che mi dice, ah, cazzo, devo comprarmi un buon amplificatore, vado nei negozi, o quando compri una chitarra, quando compri un pedale, non devi mai pensare che è bello il suono te e l'amplificatore. Perché molti, se lo spegniamo un attimo, molti si fanno condizionare Dice, ah, accidenti, senti che bello questo suono, carico di bass, bello ricco, gonfio, caldo. Poi alla fine però in un disco questo suono qua non lo userai mai perché stai scendendo già in delle frequenze che sono di competenza del basso e della cassa. Cioè una chitarra de deve suonare per diventare anche protagonista. Cioè è più giusto che suoni così. Cioè che, se la senti da sola è anche brutto e suoi dici, cazzo, era più bello. Però questo suono qua poi in teoria in un disco non ti serve perché si va a impastare insieme, che ne so, l'Hammond sulle basse, il basso e la cassa della batteria. Quindi come poi noi chitarristi dobbiamo stare attenti a non dare fastidio con le frequenze su cui suoniamo alla voce dei cantanti, che poi sono i protagonisti della musica, almeno in gran parte dei casi. E quindi il discorso delle frequenze è molto importante sceglierle, cioè io per esempio su un overdrive il controllo di tono lo uso tanto o comunque cerco di stare attento a se metto troppi alti o meno, se ne taglio, per non dar fastidio ad altre cose in realtà. Quindi. E qual è la frequenza centrale dove la chitarra dovrebbe bucare? Ma secondo me dagli 800 ai 1200, 1400, no, non di più. Perfetto. Poi, tra l'altro, molto dipende anche dal frase, cioè dal modo di suonare. Per esempio, se, che ne so, se pensi a un chitarrista come Slash, è abituato pure a lui a sentire un suono molto grosso, però poi in realtà lui ha una componente di frequenze alte, importante.
lui, per esempio, è uno di quelli che tira sugli alti anche dall'overdrive. La distorsione la fa tanto anche con gli amplificatori, però ce ne ha un po' di overdrive e tira sugli alti lì. Però lì poi può essere un'arma a doppio taglio, cioè se non sei preciso, se non c'è una mano che comunque lavora in senso opposto, cioè cerca di scurire, perché poi con le dita tu lo scurisci il suono, se vuoi, anche della mano sinistra, oltre che della mano destra, perché poi anche solo suonare qui giù o suonare qua cambiano molto proprio le frequenze alte. Vedi, cioè se suono qua, senza cambiare pick-up, cioè già cambia. Quindi anche il tocco influisce molto, però quella cosa lì tu puoi addirittura farti dare una mano poi dallo stop. Del resto si chiama strumenti per quello, perché devono servire a quello che noi stiamo puntando. Quindi sì, ti ripeto, è bello perché compare questa componente È vero. di suono un po' più pulito, diciamo, Beh, su, cioè te ne accorgi molto col controllo di mano destra, perché mentre che se c'è tutta palla diritto nel gain e nell'overdrive va tutto molto un po' più facile. Invece lì però compare un po' di suono sotto, anche grosso, no? Che è pulito e magari anche un po' più difficile da gestire, però ti dà questa. Infatti è come se avessi la spinta del compressore, ma non del compressore che ti appiattisce la cosa, quella che ti esalta, che ah, ti dà una ok. mano. Quindi, bello, mi piace come risultato. Interessante. Guarda, mi piace perché compare proprio questa cosa. Io a volte quando per esempio registro, sai che faccio? Splitto il suono per conservarmi una traccia clean che poi magari posso effettare dopo. A volte c'hai questi due suoni, uno magari molto preamplificato, e l'altro invece proprio clean clean. Cioè mi sembra sotto di sentire quest'altra come se ci fossero due chitarre che fanno la stessa cosa, una però bella cattiva, l'altra invece che continua ad avere il suono suo pulito come se stessi in stand-by. Quindi ti obbliga anche ad essere preciso, però ti fa anche suonare in modo più preciso. Che senti l'attacco che invece quando c'è troppo drive in realtà poi lo Scompare. perdi, no? Cioè, è ricco di Hai già armonie. sfatato il mito che il blend si può usare anche con la Sì, no, distorsione. ma anzi, sai cosa? Dunque. È diventato un po' più caldo il suono, quindi anzi, anche meglio. Io non mi piace tanto suonare con troppo drive di solito, quindi la possibilità di avere il mix è una cosa che mi piace tantissimo a me, cioè negli strumenti in generale e negli effetti in particolare, avere una sorta di controllo di mix e gestirla come se fosse un plugin, per esempio. Io, lavorando tanto in studio, mi piace moltissimo. Ma sai perché? Perché per me, secondo me, allora, il suono è proprio la cosa più importante per me del suonare uno strumento. Proprio il suono è proprio la prima cosa, qualsiasi strumento, la batteria, la chitarra, il sassofono, cioè qualsiasi cosa, il suono è proprio la prima cosa. Più che saper suonare bene, più che scegliere le note, cioè devi avere il suono bello. E il suono bello di solito è quello più naturale possibile, quindi meno casini, meno effetti, meno roba. Quindi l'avere però poi, aver trovato un bel effetto con un buon suono, è un'ottima scelta. Avere la possibilità di Mixare. mixare queste due cose è proprio secondo me un vantaggio enorme. Io per esempio non sono mai stato un amante del reverbero per intenderci, cioè, però sai come quando l'ho dovuto usare, quando l'ho usato, perché mi piaceva quando ne avevo di belli, ho sempre usato dei reverberi digitali, sto parlando, non quelli a molle. Che cosa ho sempre fatto? Ho sempre usato un reverbero enorme, cioè tipo 4 secondi di reverbero, un large hall, delle robe enormi, cattedrali, sai, queste robe così. E poi con un mix da 0 a 100 lo mettevo a 2, in modo che sentivo l'effetto, ma sul suono mio non influiva veramente pochissimo, ecco, un 2% di influenza. Quindi avere su un overdrive
Questo naturalmente ti è utile quando tu c'hai un suono tuo di partenza già bello, che è fatto dalla chitarra, dall'amplificatore e dal circuito, perché poi il pedale non è buono, anche se ce l'hai spento, basta passarci dentro e già ti rovina tutto. No, quindi una cosa che mi piace è che del resto è vero, sui drive si trova poco, si trova invece è una cosa che mi piace molto. Quindi anche utilizzato a distorsioni. Sì, perché no? Perché no?